10 giornalisti minacciati e sotto tutela nel Casertano, un giornalista minacciato a settimana nell'ultimo mese del 2018. Questi dati drammatici emersi nel corso dell'ultimo congresso della FNSI, che evidenziano le difficoltà con le quali gli operatori dell'informazione sono costretti a relazionarsi in queste aree. Salvatore Minieri, giornalista e scrittore, uno di loro, ha ricevuto il premio Alma Record Valori, che gli è stato consegnato nella sede dell'Ordine dei giornalisti della Campania, perché non aveva potuto ritirarlo nel corso della serata Eccellenze Reali. La vela di cristallo gli è stata consegnata dal presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Siamo contenti appunto che si completi l'assegnazione dei premi, una rassegna, una manifestazione molto prestigiosa, e stamattina qui siamo nella sede dell'Ordine con Salvatore Minieri. Salvatore Minieri è un collega da tempo minacciato dai clan del Casertano, la sera dell'organizzazione avrebbe dovuto premiarlo il dottore Cafiero De Rao, il presidente appunto nazionale antimafia. Siamo qui all'Ordine, ma insomma, tra l'Ordine dei giornalisti e Salvatore, che è un giornalista professionista, non ho scritto da molti anni, c'è un rapporto stretto, intenso, e spesso ci troviamo insieme in diverse iniziative, e quindi siamo contenti che gli organizzatori, ovviamente speriamo che questa rassegna possa andare avanti, tutti gli appuntamenti previsti nel corso dell'anno, e siamo contenti di essere stamattina qui nella nostra sede con Salvatore e con gli organizzatori. La consegna del riconoscimento nel giorno in cui le forze dell'ordine hanno inflitto un duro colpo a uno dei clan della sanità, le parole di Salvatore Minieri. Sicuramente è un passo in avanti, perché mai come in questo momento l'attenzione deve essere altissima. Non è vero che la Camorra sta facendo passi indietro, anzi, soprattutto nella mia zona, che è la zona del Casertano, il clan dei Casalesi si sta riorganizzando con una fittissima rete di professionisti e di grossi nomi all'interno delle macchine amministrative, e non, quando parlo di macchine amministrative non parlo soltanto di strutture politiche. Presenti alla premiazione alcuni giornalisti, componenti della commissione del premio, gli organizzatori del format Eccellenze Reali, Enzo e Luisa Citarella, e lo shareholder del gruppo Altea, Luigi Scavone, che ha contribuito a dare un importante impulso a questo premio che valorizza le eccellenze del nostro paese in Italia e all'estero. Alma, oltre a sponsorizzare quello che è il lavoro e il problema del lavoro, ci tiene molto alla parola legalità, e non poteva essere che rappresentata da chi tutti i giorni, parallelamente alle forze dell'ordine, fa un mestiere portando alla luce quello che è la criminalità in Campania e il dottor Minieri.